Qualcuno mi ha scritto e mi ha detto: ma che significa terapia a caldo e terapia a freddo? Calma, un po' alla volta. Facciamo un po' tutto e capiamo, ecco, non bisogna avere mai fretta nei rapporti con gli altri, ma sapere attendere il tempo degli altri e quindi anche attendere il mio tempo. Dinanzi ad una ferita, ad una reazione, a una collera che nasce in me, come abbiamo detto, dalla delusione di una persona che amo, dalle offese che ricevo da un amico, da un'amica, dal proprio fidanzato, dalla propria fidanzata, dai figli, dai genitori, eccetera, noi dobbiamo imparare. Io ricordo, gli anziani mi dicevano: prima di reagire conta fino a 10. Questo è un modo per dire che dobbiamo applicare la terapia a caldo, cioè non dobbiamo subito reagire, perché la reazione a caldo ci può far dire, ci può far fare cose che noi non pensiamo. Quante parole diciamo perché in quel momento ci sentiamo offesi, ci sentiamo male? Diciamo molte volte le più brutte parole, le più belle cose, ma cioè le più belle cose sono nascoste dietro quelle brutte parole. Diciamo veramente cose che non pensiamo. Un altro detto degli anziani, sapete qual è? Che le parole sono come le ciliegie. Uno ne togli e l'altro ne metti, ma alla fine... Ecco perché è importante non reagire, avere questa padronanza di sé. È difficile, lo so. È difficile anche quando una persona ama l'altra persona, quando una persona stima l'altra persona. Anzi, vedete, che si è più facili a reagire in maniera, come dire, collerica verso una persona che vogliamo bene anziché verso una persona che non conosciamo. Perché chi vogliamo bene, se mi ferisce, io ho una reazione diversa da chi non conosco. E allora applicare la terapia a caldo. La terapia a caldo è fatta di 4 atteggiamenti. Quali sono questi 4 atteggiamenti che ci suggerisce sempre Pierre Descovemont, questo prete francese? 1. Un atto di fede. 2. Un atto di padronanza. 3. Un atto di abbandono. E 4, un atto di speranza. Quindi atto di fede, atto di padronanza, atto di abbandono e atto di speranza, che vedremo mano a mano. Che cosa vuol dire? Che quando una persona mi ferisce, mi fa male, mi dà fastidio, mi infastidisce, io devo reagire con un atto di fede. Cioè, dobbiamo saperci immergere in noi stessi. Fare un atto di fede in un momento di collera vuol dire immergerci nella nostra fede per vedere l'altro non con gli occhi miei, ma con gli occhi di Dio. Come Dio mi guarda quando io lo infastidisco, tra virgolette, quando io pecco? Come Dio mi guarda quando io cambio strada? Fare un atto di fede, immergermi in me stesso e guardare l'altro come Dio guarda l'altro e come Dio guarda me. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!